Ciao ragazzi e benvenuti al quarto episodio della nostra guida. Quest'oggi il solito ospite speciale, Revenant117. Ciao a tutti. Che ci terrà compagnia. Questo è il livello The Silent and Cartographer. Appena scendete, non puntate i nemici, ma andate dalla parte opposta, finché troverete questa roccia. Con l'headshot, oltre a toglierci solo lo scudo, oh! Sono incastrato, muoio! No! E va a morire così. Potrei rilasciare dietro di te? Sì! Guadagna la prima posizione! Corsa allo teschio! C'è! No! Fermo! Ah! Oh mio Dio! Questo è il teschio carestia, che è un teschio oro, e ha la facoltà di farvi trovare metà munizioni sull'armi per terra. Qui ci saranno ancora i nemici che avete saltato prima, liberate la ZA finché non arriva il Pelican di supporto che vi lascia questo Warthog. Prendete il Warthog e girate l'angolo. Procedete per tutto il rettilineo senza curarvi dei nemici che, anche se giocherete su leggendario, non riusciranno ad uccidervi. Qua notiamo la grande figata, rallenti potente, signori. Comunque entrate in questa struttura e andate fino al piano sotto, dove ci sarà una porta che si apre, ma l'elite che comparirà non riuscirete ad ucciderlo perché fa parte comunque della storia. E la porta si chiuderà. Tornati su, riprendete il Warthog e continuate per il livello. Questo livello praticamente si basa su un'isola e sulla spiaggia attorno, quindi è difficile non trovare la strada. A questo punto dovreste arrivare in questa zona con i Jackal e il Warthog distrutto. Sul Warthog distrutto vi consigliamo di prendere delle Magnum per poter uccidere i cacciatori dopo più facilmente. Come avrete notato, noi stiamo giocando in split screen, poiché questo teschio, che è uno dei più difficili, è raccoglibile soltanto se si gioca in due. Qui c'è l'altra Magnum che potete raccogliere per uccidere i cacciatori in sincro come noi. 3, 2, 1, fuoco! E qui si troverà anche il terminale. Buona visione. Entropy. It has now been 3,000 years since my last contact with any of the other caretakers of the Halo Array. Despite clear communications protocol, my fellow monitors have either chosen to ignore, or more likely, have lost the ability to engage in our scheduled updates. The continued lapse of the domain means that we are stuck with achingly slow wormhole of superluminal communications. Prior to this total communication shutdown, the only messages I received in the preceding 4,573 years were incomplete and quite perplexing transmissions from Installation 05. I suspected that Monitor 2401 Penitent Tangent was not functioning correctly for some time before his messages ceased. I have logged my concerns about his ability to perform his duties. At this point, however, I'm not sure who I file logs for. 2401 may be destined for madness. There are fail-safes for this, I know. I hope they work. I will continue to visit the projection systems at the assigned dates. Perhaps the other monitors are dealing with interfering galactic phenomena or unexpected system failures. 3,000 years of system failures. Indeed. In the meantime, I have exhausted all scheduled research activities assigned by the Council. Once those experiments were complete, I shut down all Sentinel function and put myself into a state of significant hibernation to measure performance of the installation with negligible upkeep. After 150 years with no noticeable impact upon installation systems or integrity, even in hibernation I became bored. This was quite troubling, as I was led to believe I was not capable of such a state. This was one of the gifts I was promised, an end to strife. I am aware of the dangers of a system such as myself losing operational focus.
quite troubling. I wonder if my fellow monitors are experiencing similar states, or if this is because of my particular path to this installation. For amusement, I have begun a series of experiments involving the evacuation of all matter from contained sections of my installation. By measuring the geologic effects of exposure to the vacuum of space, and the eventual biological recovery of these sections, I anticipate getting valuable insight into emergency response scenarios in case of sentient proximity warning. Questo era il terminale, ma il lavoro non è finito, infatti manca l'ultimo teschio, che è bandana, e sarà un teschio argento. Prima di entrare in questa struttura ricordatevi di prendere almeno uno dei due un sovrascudo, che vi servirà per fare il grenade jump di dopo. Per chi non sapesse cos'è un grenade jump, è un salto granata in cui si usa la propulsione della granata per raggiungere dei posti più molto lontani alti. Del possibile. Imboccate questo corridoio e ricordatevi di non prendere l'ascensore che ci sarà al centro, ma andate su uno dei due lati, e mentre un giocatore si posizionerà sul bordo più estremo della struttura, il secondo salterà sulla sua testa e con grande scelta di tempo dovrà sfruttare la propulsione della granata per raggiungere la struttura orizzontale. Non sarà facile. E non demoralizzatevi se noi ce l'abbiamo fatta al primo colpo e voi magari no, tentateci finché non ce la fate. E trovate il teschio bandana, che ha la facoltà di darvi munizioni e granate illimitate. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! È venuto figo, dai!